Allora noi da 25 giorni siamo in completo sciopero della fame ed abbiamo creato questo presidio, abbiamo un rapporto via internet con molti italiani, ci hanno quasi visitato già 120.000 italiani ed siamo qui in virtù dell'articolo 50 della Costituzione italiana per far presentare delle istanze alla Camera, alle due Camere, al Senato e alla Camera dei Deputati. Abbiamo mandato quale garante al Presidente della Repubblica affinché venga rispettata la Costituzione italiana. Noi abbiamo presentato le istanze relative al problema sociale nazionale che le classi più deboli stanno pagando dalla sanità, al lavoro, eccetera. Abbiamo chiesto come primo punto il ridimensionamento degli stipendi del mondo politico totale, cioè non solo i parlamentari, ma dai consiglieri regionali, provinciali e dei sindaci. Un taglio del 50% minimo dello stipendio e un adeguamento dei parlamentari ai costi europei. Una diminuzione del 90% delle auto blu, una diminuzione totale delle consulenze ed una abbassamento degli stipendi anche al 50% di tutti i burocrati dello Stato e di tutti i manager delle società pubbliche. E il popolo web come risponde alla vostra iniziativa? Ma il popolo web. A parte essere d'accordo, perché quello credo sia normale, no? Perché rispondete a un sentore abbastanza comune e forte, ma c'è anche da parte del popolo una partecipazione più attiva, propositiva a questo? Ma il popolo web risponde in una maniera attualmente virtuale, però stanno aumentando le risposte, sta aumentando l'incontro dei cittadini a livello locale. La nostra volontà è quella di riunire tutti i gruppi a livello settoriale che hanno le varie crisi, di rientrare, di venire qui a Montecitorio con la bandiera italiana, perché assieme uniti potremo risolvere questi problemi, perché la Costituzione italiana ce lo permette. E visto che siete qui davanti a Palazzo Montecitorio, qualche ministro, qualche deputato si è fermato a parlare con voi? Dal 4 giugno noi non abbiamo avuto nessun incontro con deputati che spontaneamente siano venuti qui ad chiederci come stiamo. Nessun tipo di partito, sindacato, associazione di categoria. Noi abbiamo chiamato alcuni deputati, i quali sono stati costretti a venire a parlare, hanno sentito, ma diciamo che hanno ascoltato e è uscito dalla tua orecchia e non hanno preso nessuna volontà di iniziativa nei nostri confronti, nei confronti di cittadini italiani, perché io non rappresento come persona fisica, siamo quattro scioperanti della fame, attualmente qui sono due e non abbiamo nessun assolutamente interesse di creare una leadership o un gruppo politico, ma bensì vogliamo che gli italiani vengano con le bandiere e riprendersi il Parlamento. Può dire il suo nome e quello degli altri tre scioperati? Il mio nome è Gaetano Ferrieri, io sono da Venezia e sono 25 giorni che sciopero dalla fame. E quindi andrete avanti fino ad oltranza. Noi abbiamo già avuto l'intervento 4 ambulanze, i vari giorni successivi ci hanno già fatto dei flebo relativi ai sali, minerali ed diciamo liquidi di zucchero, diciamo. Però abbiamo la forza di continuare, perché nel nostro cervello è quello di ricordare che i nostri padri hanno lottato per darci la Repubblica e sono morti. E noi abbiamo il diritto di lottare per i nostri figli, per il futuro dell'Italia. Conoscete la proposta di iniziativa di legge popolare che è stata presentata in Lombardia, Zero Privilegi? Sì, noi conosciamo tutte le proposte, difatti nel Parlamento esistono nei cassetti le proposte. Io posso raccontarvi un po' la storia relativa alla mia persona, diciamo una storia dove io ho sempre cercato di lottare nei confronti della classe più debole. D'altronde fare politica è una missione e quindi non è un lavoro e un guadagno personale. Io ho operato a livello nazionale nel settore fiscale creando un'apertura della certificazione di tutte le dichiarazioni fiscali dal 730 all'unico. Ho espanso dalla legge del 92 relativa ai CAF imprese e CAF dipendenti la certificazione dei redditi diciamo dei lavoratori dipendenti, che sono circa 18 milioni e 600 mila dichiarazioni e di 6 milioni circa di imprese. Ho operato a livello nazionale. A quel momento mi hanno chiesto di cercare di creare anche la certificazione fiscale delle associazioni sindacali, imprenditoriali e sindacali lavoratori e dei partiti e del mondo sportivo. Ho lavorato 3 anni, ho creato una operatività al mondo sportivo affinché il CONI non ricevesse più dallo Stato 480 milioni di euro e potesse essere finanziato direttamente dal 5 per 1000 che noi avevamo creato sulla dichiarazione dei redditi, e in virtù di questo è stato fatto. Solamente che quando l'abbiamo presentato
un resoconto dell'evasione fiscale al mondo sportivo per 12 miliardi e mezzo di euro di falsa fatturazione, cioè praticamente sono soldi che entravano nel mondo sportivo e uscivano in nero, a quel punto io sono stato completamente tagliato fuori dall'operatività nazionale che avevo, avevo aperto 9.000 uffici e mi sono trovato senza lavoro, senza casa e senza fiducia nei bancari. Ma questo non mi ha portato ad abbattermi, mi sono rialzato e ho cercato, perché lotto assolutamente per un futuro, come dicevo prima, dei nostri figli, e abbiamo il dovere sacrosanto di poterlo fare. Abbiamo una dignità di uomini, un rispetto alla Costituzione italiana e un rispetto alla bandiera italiana. Secondo quelli che sono i dati di vostra conoscenza, il paese Italia, che dovrebbe essere un paese molto ricco, perché non redistribuisce la ricchezza ai suoi cittadini? Allora, in virtù di questo, l'operatività relativa alla certificazione telematica ci ha portato, alla certificazione delle dichiarazioni di redditi telematiche, ci ha portato a un reale riscontro di quella che è l'evasione fiscale. Quindi bisogna andare a scrivere determinate norme per recuperare questa evasione. Vi faccio un esempio: le grandi aziende che stanno praticamente trasportando l'operatività del lavoro per il costo del lavoro minore all'estero, loro hanno da parte dello Stato la cassa integrazione, la mobilità, è un costo sociale. Io avevo prospettato di creare il commissariamento di queste aziende per andare a verificare i bilanci effettivi. Poi c'è circa un 125 miliardi di euro che possono essere assolutamente recuperabili nell'attività produttiva e nell'attività associativa, e questo è un riscontro di dati di fatto. Inoltre ci sono altri 125 miliardi di euro che fanno parte della mafia, della camorra, dell'interesse economico mafioso, delle lobby massoniche, e questo può essere recuperato andando ad ufficializzare determinate norme. E dopo, un'altra operazione che è molto difficile però si potrebbe attuare, è quella di permettere a tutti gli italiani di scaricare tutto e di creare un'aliquota unica. Questo porterebbe ad un controllo di circa, come accennavo prima, 250 miliardi di euro. Vuol dire che in 7 anni noi saremo in grado di portare il bilancio dello Stato a pari, non al 100% ma al 10-20% di debito. Attualmente lo Stato è in bancarotta totale, perché il 120% è in bancarotta totale, e della richiesta economica della finanziaria non è di 40 miliardi di euro ma bensì di 70 miliardi di euro. Questo è quello che sta sul piano economico, quindi il gettito fiscale che poi corrisponde al PIL, no? Se esatto. Vogliamo. Questi sono i parametri di valutazione. Se vogliamo invece considerare l'aspetto della ricchezza di questo paese su un piano esclusivamente culturale, cos'è che manca? Allora, il paese ha uno sviluppo di interesse di piena autonomia. Noi ci ricordiamo il 94, ancora prima di entrare in Europa, il 92 diciamo. Lo sviluppo dell'economia è che il paese è produttivo a livello agricolo, quindi l'investimento sull'agricoltura biologica. Abbiamo l'investimento sulla cultura e l'investimento, diciamo, sul turismo, perché l'Italia può produrre molta ricchezza e può essere molto autonoma in virtù di questo. In virtù della ricerca, noi abbiamo la possibilità di lavorare come industria, non con le grandi industrie, ma è un prodotto molto operativo a livello nazionale e di interesse economico nazionale delle piccole e medie imprese nella qualità del prodotto, nelle nanotecnologie. Ci sono degli investimenti molto particolari, però questi investimenti non vengono sfruttati anche creando una forza di lavoro, e questo spetta agli enti locali, perché la Regione Veneto, la Regione Lombardia, la Regione Piemonte hanno creato, la Regione Veneto in particolar modo ha creato questo sviluppo delle nanotecnologie, di laboratori di impresa, di laboratori di lavoro dei ragazzi. Purtroppo i ragazzi, quando sono laureati, ricercatori, dei bravissimi ricercatori, si trovano in uno scontro di costo di lavoro sociale, dove loro vanno a percepire gli 800 euro, i 1000 euro per andare a fare il dirigente o l'operatore su un'azienda, rispetto a paesi esteri, anche nell'ambito europeo, dove sono 3.000-3.500 euro. Quindi bisogna andare a rivedere tutta l'operatività di contrattualistica del lavoro e investire sull'operatività di qualità. Se ci ricordiamo, 50 anni fa c'erano scuole di formazione, sono state chiuse, bisogna riaprirle, bisogna riportare quella manodopera. Ci manca la manodopera, ecco perché abbiamo molti immigrati che operano la manodopera, però la manodopera italiana è richiesta in tutto il mondo, come la qualità in tutto il mondo, e bisogna ritornare ad investire su questo, e questo è il processo di arricchimento di nuovo del paese. L'importante è che ci siano le persone che lo gestiscono per conto della nazione e non per conto dei fini propri, come hanno fatto le grandi aziende che hanno creato solo gli interessi dei politici attuali. Noi oggi siamo qui perché stanno per giungere gli amici napoletani, che sono arrivati a un livello critico di
gestione dei rifiuti rispetto alla loro città, oramai evidente da parecchi anni. Abbiamo l'esempio di Pedelago, no? Dove viene riciclato al 98% la maggior parte dei rifiuti che vengono prodotti da questa società. Ovviamente non parliamo dell'umido, però la Carla Poli sta dimostrando che è possibile, nonostante lei sia entrata in contatto con diverse amministrazioni, nonostante stia diffondendo questa tecnica, quindi cultura per quello che riguarda l'imprenditoria, perché l'imprenditoria comunque, quella buona, è comunque cultura, certo, no? Tutti non sanno, tutti quelli che lei sta contattando non gli stanno rispondendo perché evidentemente c'è un interesse, lo stesso che dicevamo. Ora, la risposta che noi dobbiamo dare ai cittadini per poter cercare di far capire qual è la soluzione migliore nel tempo per poter risolvere i problemi, quindi non accettare ad esempio la soluzione che stanno imponendo gli amministratori di costruire gli inceneritori per poi tra l'altro, no, produrre diossina, quindi creare anche altri problemi dal punto di vista sanitario, patologico. Non credete che sia la strada più opportuna il fatto di comunque prenderci carico anche di quello che state facendo voi per informare la cittadinanza dei dettagli, della complessità di come va gestita l'amministrazione per poterla far diventare poi semplice? La problematica relativa agli investimenti relativi ai rifiuti riciclati, dove già il Veneto, Lombardia e il Piemonte ne stanno sviluppando, dove sono stati creati dei termodistruttori, dove il prodotto, chiamiamolo così, sensibile, che è il prodotto, quello che, come si chiama, quello sul sacchetto normale, il prodotto di casa, il caffè, tutte quelle cose là, e il prodotto riciclato in un'altra maniera può dare una forza attività produttiva e essere riciclato a tutti gli effetti, e la ricchezza del paese. Quindi in virtù di questo deve essere fatto un investimento, ma questo investimento va a contrastare sempre le solite lobby, quindi è un investimento che deve partire e fa parte della nostra richiesta nel scrivere le riforme da parte del popolo, per affinché ognuno settorialmente andrà a fare come è successo in Finlandia, che hanno rifatto la Costituzione finlandese e hanno rifatto le normative finlandesi, e questo è molto importante. Noi ci richiamiamo alla Finlandia perché in 2 mesi hanno risolto il problema, come in Finlandia lo stanno facendo in rete. Esatto.